comincio a dare fondi usando lo spazio negativo per definire il disegno. Venite a vedere. Oh, poi qui mi ero dimenticato, c'è un pezzo così e un arco di questo tipo che poi evidenzio. Io praticamente con la matita ho finito, spero. Quindi che faccio? Prendo un... Prendo le mie belle Faber-Castell, le mie belle Faber-Castell e mi prendo un marrone che è un marrone Walnut Brown 177. È uno dei colori che si consumano più in fretta perché ci si lavora tantissimo. E adesso vediamo un po'. Praticamente comincio a stabilire molto 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 leggermente un po' di chiaroscuro. Allora, intanto questa zona, tutto quello che sta in questa zona sarà assolutamente meno saturo e quindi posso lavorarci tranquillamente con questa matita stabilendo il chiaroscuro. Comincio con un tratteggio leggero. E intanto, già che ci sono, mi disegno pure dall'esterno alcune parti di questo fiorellino o bocciolo o come lo volete chiamare. Quindi fa così, va giù in questa maniera e qui incontra quest'altro, fa così, esce e finisce qui. Allora, qui c'è un po' d'ombra e comincio a darla. Devo andare molto cauto perché lo vedete che come sto dando? Sì. Va bene. Qui c'è questo un po' di scuro qua. Qua sicuramente c'è una zona piuttosto scura che comincio ad impostare. Adesso anche qui ce n'è un po'. Qui in questa zona ce n'è un po'. Questo va fino a qui. In effetti qui ci sono un po' di scuri qui anche, qui ce n'è un po'. Qui poi ci sono queste spine bianche che però io probabilmente sgraffierò via alla fine, quindi non me ne occupo proprio, anche perché credo che... Allora, questo è così. Ah, qui ce n'è un altro, quindi questa forma è così. Va qua, qui ce n'è un altro. Poi rientra, riesce in questo modo e qui c'è un altro ancora. Questo lo segno e questo anche lo annoto. Tutto ciò comunque è
un po' grigio, un po' in ombra già, perché questo è già in controluce, è tutto in controluce questa roba. Quindi gli comincia a dare poco con cautela un po' di marrone per ombreggiare. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica, dalle 9:30 di sera, mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu.